Buongiorno mamme, oggi parliamo di questi. Conoscete i biberon della marca Mam? Io li ho usati già da quando è nato Leonardo e mi sono trovata molto bene perché proprio sono dei prodotti fatti appositamente per i bimbi che hanno problemi con le colichette. Con Raffaello li sto usando, diciamo, tra virgolette, perché ci stiamo lavorando. Perché allattandolo esclusivamente al seno, il biberon un pochino lo rifiuta. Infatti ci stiamo lavorando su questa cosa, mi sto mettendo di impegno, quasi ogni giorno, tempo permettendo, mi tiro un po' di latte, in modo tale così da farlo abituare anche al biberon. Difatti ho notato che diventa antipatico quando gli offro il latte nel biberon, però se glielo dà il papà lo beve più tranquillamente. Infatti io ora ho pensato di metterlo seduto nella sdraietta, non in braccio, perché in braccio se sente sempre l'odore, quindi automaticamente gli viene l'istinto di attaccarsi al seno. Lo metto nella sdraietta e gli faccio bere il latte dal biberon, da questi fantastici biberon della Mam. Questo è il set di prima nascita, è un po' il set completo, dove all'interno abbiamo il biberon piccolo, che io quello che uso infatti è smontato, perché questi biberon sono fantastici, dato che si smontano in tanti pezzi, viene molto più facile lavarli senza spazzolini e altri aggeggi del genere, aggeggi. Dunque, questa è la guarnizione in gomma che praticamente va messa qui. Questo è il fondo ed è bucato. Questo è un sistema anticoliche che permette al bimbo di ciucciare il latte e buttare fuori l'aria. Infatti, se vi capita di usarli questi biberon, potete notare che mentre il bimbo beve si sente l'aria che fuoriesce da questi buchini qua. La prima volta che io li ho visti, che li avevo presi di Leonardo, infatti ce li ho azzurri di Leonardo e verdi di Raffaello, mi confondo con questi nomi ancora. Sembro mia nonna. Sì, e lui è qua, e ovviamente non c'è suo fratello che ripete, ma c'è lui che discute. Questi biberon, allora, questo è quello più piccolo da 130 ml. Non so se si vede, c'è troppa luce da questo lato, che oltre ad avere la parte di sotto che si smonta con la guarnizione per pulirla meglio, ha anche la tettarella di questa forma che è fantastica. Il tappo è anche un dosatore, volendo, se utilizzate il latte artificiale, potete usarlo anche come misurino. Ogni tettarella ha un numero in base ovviamente alla crescita del bambino. Questo è il numero 1. E niente, io li adoro e difatti l'unica cosa brutta è che li devo ordinare online perché qui è difficile trovarli. Oltre questo piccolo biberon, qui dentro abbiamo un altro biberon, sempre da 130 uguale. Poi, questa è carta. Altri due biberon, sempre con la tettarella numero 1 da 160, e poi questi li stiamo mettendo da questa parte, poi altri 4, 260, 260, sì, altri 4 da 2,60. Però certo, ovviamente non ci sono i pezzi di sotto perché vanno poi utilizzati questi stessi, cambia solo la grandezza della bottiglia. Sono 1, 2, 3 e 4. C'è qualcosa? Ah, c'è, ok. Ah, c'è anche la tettarella e i manici, perché quello grande, aspetta che ne spacchettiamo uno. Quello grande diventa. Ci sono anche i manici per metterlo in uno di questi grandi, così da quando è più grande bere da solo. Oltre questo c'è anche la tettarella per bere l'acqua, che sarebbe questa. Questa
Queste sono fantastiche, io le usavo anche di Leonardo. Ripeto, l'unica cosa fastidiosa che posso dire è che non si trovano facilmente. Difatti, dovevo ordinare sempre online. E online, se devi prendere una sola tettarella o un set di tettarelle, non è che conviene così tanto con le spese di spedizione, caro signor Mammo. Un altro accorgimento per il caro signor Mammo è questo. Aspettate che qua, ah, qui ci sono, ok, i tappini. Una lamentela che voglio fare al mio caro signor Mam riguarda i ciucci. Dunque, di Leonardo io non li ho usati questi di Mam. Non so perché mi avevano regalato, avevo comprato quello che era tutto in caucciù. Mentre di Raffaello invece ho comprato direttamente, trovandomi bene con i biberon. Sì, amore, è vero che è buono. Con i biberon della Mam ho preso anche il ciuccio, solo che non è che me ne sono pentita. Però secondo me ci sono dei dettagli da sistemare. Allora, lamentela numero uno. Questo è il ciuccio. Da dove lo prendi? Da qua. Non ha un gancetto o qualcosa per poter prenderlo meglio oppure per attaccargli il portaciuccio. A meno che non vai a trovare un portaciuccio che si incastra qui in questi forellini, ma che comunque secondo me diventa antipatico perché una volta che lui ciuccia, questa farfallina, questa parte qua sta proprio attaccata, quindi si potrebbe anche far male o graffiare e non va bene. Lamentela numero due. Questo è il ciuccio che stiamo usando e questo è il ciuccio nuovo. Trova le differenze. Quali sono le differenze? Questo sembra sporco, ma in realtà è pulito. Ha questo effetto perché quando lo lavo entra acqua qui dentro e rimane, e quindi una volta che si asciuga sembra veramente sporco ed è bruttissimo come effetto. Questo è quello nuovo che ancora dobbiamo utilizzare. Vedete che differenza? Ma sono sicura che anche qui entrerà l'acqua, perché vedete, ci sono questi buchini qua E questa dentro. secondo me è una cosa che non è bella da vedere, perché sembra proprio sempre sporco, anche se tu sai che è pulito, sembra che gli stia dando il ciuccetto sporco. A parte questo, il ciuccio in sé è molto carino, sia perché è piccolo la tettarella, sia perché ha anche questi puntini qui che sono in rilievo, fatti apposta per la dentizione, per quando sarà il momento della dentizione, massaggiare le gengive. Difatti, qui ho un altro cofanetto, sembra un portanelli, che contiene altri due ciucci più grandi per quando sarà più grande. Anche qui la plastica ha questi dentini in rilievo che si sgranocchierà sicuramente volentieri. Anche qui il ciuccio, da dove lo prendo? Come vedete, lo si può prendere solo da qui e anche qui sono sicura che entrerà l'acqua perché ci sono questi buchini lì. Oh, amore, salute! Detto ciò, questi biberon io li consiglio, specie se avete bimbi che soffrono di colichette. Sono stati veramente un sollievo quando Leonardo era piccolino perché ne ho provati veramente tanti e questi sono stati gli unici che gli hanno dato un po' di sollievo e comunque quando beveva riusciva a buttare fuori l'aria. Tadam! Breve intervento dal futuro. Da quando ho registrato questo video ad ora sono passati diversi mesi e ci sono delle novità, soprattutto un aggiornamento che volevo precisare a farvi. Che finalmente ho trovato qui nella mia zona un negozio, una farmasanitaria che vende prodotti MAM. Alleluia! E cosa che mi era sfuggita dal sito è questa. Il laccetto, l'aggancia ciuccio, la clip, chiamatela come volete. Adesso stiamo usando questi ciucci e praticamente questo si aggancia qui, così, per poi andarlo ad agganciare al bavaglino o alla magliettina. Comunque non mi fa impazzire perché io lo uso infatti solamente quando usciamo a casa. Lui, se deve prendere il ciuccio, a parte lo prende solamente per dormire. Glielo do così. E poi comunque non cambia il fatto che lo dobbiamo sempre prendere da qui. Insomma, a me sarebbe piaciuto avere un gancetto. E poi, aggiornamento numero due, che non è un aggiornamento, è che
Questo è il ciuccio che stiamo usando, che è pulito, ma non sembra. E questo invece è quello che era insieme alla confezione, però è ancora nuovo, ancora lo dobbiamo usare. Guardate che differenza, che non è da tantissimo che lo usiamo comunque questo, però boh, questa cosa che entra l'acqua da questi forellini non mi garba. E niente, questo era un breve intervento per darvi questo aggiornamento, soprattutto su questo, che comunque esiste. È così questa clip per il ciuccio, però esiste. Bene, spero che questo video vi sia stato utile. Se vi è piaciuto, mi raccomando, al solito lasciatemi un commento, un bel pollice in su. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale per rimanere sempre aggiornati. Ciao mamme!